Ciao! Il brano che vediamo adesso è Paolo Pa del Banco del Mutuo Soccorso. Anche questo rientra tra i brani più famosi di questa band progressive italiana. Il brano, se non sbaglio, è del 1980 o comunque subito agli inizi degli anni 80. È un brano abbastanza articolato nelle sue strutture e nelle cose che fa il basso. Cerchiamo quindi di vedere progressivamente le varie parti del brano. Per quanto riguarda il centro tonale del brano, fondamentalmente il brano ha due centri tonali, una parte in Mi minore Sol maggiore, che è la parte che corrisponde a quello che chiameremo la strofa e poi a quello che chiameremo il bridge, e una seconda parte che invece è quella che corrisponde poi al ritornello, che si muove in Do maggiore. Quindi, per quanto riguarda appunto la struttura armonica del brano, abbiamo due centri tonali: Mi minore Sol maggiore per la parte strofa bridge e Do maggiore per la parte di ritornello. Vediamo adesso la prima parte, che è l'intro. L'intro parte prima con soltanto la batteria, le tastiere, non entra subito il basso, poi c'è un passaggio con il quale il basso entra e di fatto si muove con la stessa cadenza che avrà poi anche nel ritornello. Allora, il passaggio con cui il basso entra è questo. Ok? Di fatto ci stiamo muovendo su una pentatonica di Do, ok? Quindi sono Mi, Re, Do, La, Sol. E poi atterriamo col Do, questo Do, e poi già anche la prima nota di quella che è la stessa cadenza del giro del ritornello, ok? Quindi il basso parte all'unisono poi con gli altri strumenti. Perfetto. Fatto questo, quindi, che cosa facciamo? Il giro che viene fatto poi è questo. Questo punto, diciamo, nell'intro passa poi appunto alla strofa, dove inizia poi anche il cantato. Allora, vediamo quindi più in dettaglio. Ok, questo che cos'è? Do, Sol, La, Do, ok? Quindi la cadenza è poi questa. Quindi Do, Sol, La, Do, Sol, La, Do, Sol, La, Do, ok? E poi si sposta su La con questo passaggio. Quindi Mi, Sol, Sol diesis e a terra in La, ok? Quindi. E fa in La la stessa cosa che faceva in Do. Quindi La, Mi a vuoto, Sol, La, Mi, Sol, La, Mi, Sol, La, ok? Poi di nuovo il passaggio, che è semplicemente quindi Mi, Sol, La e ritorna in Do. Di nuovo il passaggio e torniamo in La. Perfetto, a questo punto entriamo in quello che ho chiamato la strofa, ok? E quindi qui facciamo questo. Bene, allora questo giro ve lo faccio ancora sentire più piano e poi vediamo. Perfetto, quindi che cosa facciamo? Salti di ottava sul Mi, ok? Poi facciamo Mi, Re, Mi, Si. Quindi Mi, salto di ottava, Mi, Re, Mi, Si. Ok?
due volte a vuoto e poi inizia, diciamo, il canto vero e proprio. Sul canto, che è la vera e propria strofa, quindi parte con questo giro in Mi. Poi va in Re e fa la stessa cadenza. Quindi che cosa sono? Re, ottava, Re, Do, Re, La vuoto, ok? Re, ottava, Re, Do, Re, La. Ritorno di nuovo sul Mi. Poi di nuovo in Re. A questo punto entriamo in quello che avevo chiamato il bridge. Il bridge fa questo. Proviamo a vedere quindi le note. Partiamo in La a vuoto. La, Si, Do. E qui diventa salto di ottava in Mi, poi, quindi sono Re, Mi, Re, legatura, Si sulla corda sopra del Re, quindi, poi di nuovo salto di ottava, e questa volta legatura, quindi La, Si, ribattuto il Si e legatura Re Mi, ok? Quindi più lenta, ok, perfetto. Quindi questo bridge è La, Si, Do, Sol, La, Si, Do, Re, La, Sol, Mi, Re, Si, La, Sol, Si, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Fa, La, Do, Fa. A questo punto siamo pronti per arrivare nel ritornello. Vediamo quindi il ritornello. Il ritornello comincia con lo stesso riff che abbiamo visto nell'intro e all'inizio si muove sugli stessi due accordi di base, quindi sul Do e poi sul La. Dopodiché vedremo che si sposta sul Fa e poi ha un passaggio sul Re e sul Sol. Allora, iniziamo a vedere quindi tutto il blocco del ritornello e poi spacchettiamo le varie parti. Come avete visto, la prima parte è esattamente uguale a quella che avevamo visto. Due volte. A questo punto andiamo in Fa. C
c'è un primo stop, piccolo stop, e poi riparte di nuovo a ripetere il ritornello. Quindi fa che cosa facciamo? Stessa cadenza, come vedete la cadenza resta la stessa. Fa. Quindi fa, do, re, fa, do, re, fa grave. Quindi fa un gioco semplicemente sulla cadenza tra il fa grave e il fa l'ottava sopra. Poi di nuovo. Poi qui andiamo in re con questo passaggio, quindi la vuoto, do, do diesis, re. E facciamo la, do, re, ok? Quindi questo non è nient'altro che do, la, sol, re, ok? Quindi e ripeto un'altra volta il ritornello, ma questa volta il do la lo fa una volta sola, mentre al primo giro l'aveva fatto due volte, quindi farà soltanto al secondo giro del ritornello. Andrà di nuovo in fa, stesso giro che abbiamo visto prima, quindi che cosa facciamo? Il fa fino al fa è tutto uguale a quello che abbiamo già visto al primo giro. Quando arriviamo sul re, mentre il primo giro dal re era andato subito al sol, questa volta il re dura doppio. Quindi primo giro come il primo, quindi re, la, do, re, e poi lo ripete sull'ottava sopra, quindi sempre uguale, ok? Poi ancora un'altra volta, di nuovo sull'ottava più grave. Poi torniamo la sol e andiamo di nuovo in do. E poi c'è questo stacco che è do, re, do, do. Ok? Quindi ricapitolando, ritornello, primo giro, do, la, di nuovo do. La, fa, re, sol, e ripetiamo, secondo giro del ritornello, do, la, fa, a questo punto abbiamo anche tutto il ritornello. In realtà abbiamo tutte le parti che servono per comporre il brano, perché di fatto, come dicevamo prima, il nostro brano è fatto da un piccolo intro che abbiamo visto, che era come praticamente l'inizio del ritornello. Poi abbiamo visto che c'aveva una strofa, c'aveva un bridge e poi tornava di nuovo appunto nel vari ritornelli. Quindi le parti del brano le abbiamo viste tutte. Quando ripete la seconda volta, che cosa succede? Di fatto riprende la strofa a questo punto, dopo questo stacco con cui finisce il ritornello, riprende la strofa esattamente come abbiamo visto prima, riprende di nuovo il bridge e ritorna nel ritornello. Questa volta semplicemente il ritornello durerà poi più a lungo a loop, perché di fatto si trasforma poi nella coda finale del brano che finisce sfumando, e quindi andrete avanti a suonare poi il ritornello fino a quando il brano insomma finirà sfumando, sempre sullo stesso giro che abbiamo già visto. Bene, direi che è tutto, avete tutte le parti per provare a suonare questo bel brano del banco. Ciao!